contenti quest'anno di aver organizzato questa giornata anche specificatamente proprio nella sede qua di economia. Complessivamente oggi, quindi nel Career Day che coinvolge l'intero dipartimento, avremo il coinvolgimento di più di 40 aziende, 10 delle quali hanno scelto appunto proprio di dedicare il loro tempo agli studenti di economia. Nello specifico quindi siamo molto contenti di aver ospitato aziende importanti nazionali e multinazionali che quindi offriranno ai nostri studenti la possibilità di capire concretamente che cosa si aspettano le organizzazioni, che cosa cercano, che profili, che competenze. Ogni azienda quindi avrà modo di presentarsi, quindi di raccontare il proprio modello di business e anche appunto il tipo di competenze e di conoscenze che cerca nei giovani talenti. E poi i ragazzi avranno anche la possibilità di fare degli incontri individuali, quindi di presentarsi e di conoscere quindi meglio le aziende e di farsi conoscere. Globalmente quindi appunto pensiamo che sia davvero una bella opportunità per i nostri studenti, per aiutarli sempre di più a capire che cosa li aspetta e quindi confidiamo appunto che siano molto soddisfatti. Il mercato del lavoro è cambiato molto e di conseguenza anche l'università sta tenendo al passo e quindi per noi l'innovazione della didattica è uno dei punti di interesse principale, oltre a consolidare la formazione di base, quindi una formazione teorica che rimane importante. Il nostro investimento è stato nell'innovazione della didattica, soprattutto attraverso un coinvolgimento del mondo del lavoro, delle aziende che non solo intervengono in giornate come questa, il Career Day, ma sono coinvolte anche nei nostri insegnamenti attraverso testimonianze, esercitazioni, anche delle attività di problem solving in cui vengono coinvolti gli studenti per renderli sempre più partecipi di come stanno cambiando le esigenze formative delle aziende e capaci di mettersi in gioco anche attraverso lo sviluppo di soft skill e competenze trasversali. Nei nostri corsi di laurea il tirocinio è un momento fondamentale della formazione, il nostro dipartimento ha all'attivo moltissime convenzioni per svolgere tirocini presso aziende del territorio ma anche a livello nazionale e il Dipartimento inoltre ha all'attivo collaborazioni con il tessuto industriale anche per quanto riguarda le attività di ricerca, di trasferimento tecnologico e questo ovviamente è anche un grande vantaggio per i nostri studenti che in momenti importanti della loro formazione, come ad esempio la tesi di laurea, possono spesso svolgerla anche presso aziende portando avanti dei progetti di ricerca in cui le imprese stanno investendo. Il mondo del lavoro è cambiato perché gli studenti ovviamente sono alla ricerca continua di lavoro, il mercato è cambiato perché ci sono molte aziende che attualmente stanno cercando proprio personale e quindi è diciamo una lotta un po' a chi riesce poi a portare a bordo prima i migliori candidati. Nel candidato sicuramente cerchiamo noi la motivazione e la voglia comunque di imparare, di farsi conoscere, perché poi il nostro percorso magari di stage prevede proprio tutta una fase proprio di formazione, quindi di far acquisire maggiore autonomia poi al candidato e quindi sì, diciamo che la motivazione è la chiave vincente sicuramente. Poi tutta la parte tecnica, ma diciamo che si impara comunque durante il corso dell'esperienza. Ecco, è aumentato diciamo in questi anni la tendenza a andare a caccia, tra virgolette, di studenti prima ancora che finiscano il loro percorso di studi, prima ancora che arrivino proprio al titolo, alla laurea? Sì, assolutamente, infatti prevediamo comunque durante il percorso di formazione, come dicevo, anche di inserire proprio degli studenti durante il percorso di studio, comunque al termine del percorso di studi, in un percorso di stage, quindi magari anche studenti a cui manca semplicemente la tesi o comunque la finalità poi del percorso di studi, cerchiamo di prenderli diciamo prima del termine del percorso di studi. Quello sì.
Per figure junior facciamo un primo colloquio telefonico, quindi motivazionale e conoscitivo. Successivamente si passa al colloquio tecnico con il responsabile, poi il futuro ovviamente tutor del candidato, comunque della persona poi che andremo ad inserire, ed è un colloquio online principalmente. Dura circa una mezz'oretta e andiamo ad approfondire un po' quelle che sono ovviamente le attività previste per il percorso e ripeto di nuovo la parte motivazionale e poi il percorso di studi che ha svolto il candidato. L'ultimo step, quindi sono tre praticamente, lo step finale è il colloquio con l'HR Business Partner, che è poi la persona che si occupa di tutta la parte ovviamente di gestione proprio della risorsa dal momento in cui entra all'interno dell'azienda. Quindi il primo step è affidato poi al talent acquisition, quindi al nostro, a me praticamente, sì. È aumentato in questi anni anche l'importanza che le aziende danno alle cosiddette soft skills, è anche il vostro caso? Sì, assolutamente, diciamo che è la variabile, la soft skills, perché oggi sicuramente le hard skills diventano sempre più simili tra i candidati, soprattutto quando parliamo poi di figure magari di neolaureati in economia o comunque percorsi abbastanza simili tra loro. Diamo sicuramente molta importanza alle soft skills, quindi sicuramente la predisposizione ad imparare, la curiosità, la ripeto motivazione, la come si lavora in team, se si preferisce lavorare in team o piuttosto in maniera individuale, in che modo si collabora poi durante un lavoro di gruppo. Queste sono le classiche domande che ci teniamo a fare, su cui sottolineiamo comunque l'importanza.